Dita mamu kibori, kibori da kibori, ta veles ke baktali, devla baktali. Dita mamu kibori, kibori da kibori, ta veles ke baktali, devla baktali. Yoi da de sokeram, ta de sokeram, ta palala te memera, devla memera. Yoi da de sokeram, ta de sokeram, ta palala te memera. Allora guarda, questo è un calco di Arlecchino. Va bene? La carta, che è questa, che è una carta riciclata di stracci, vedete, viene bagnata nell'acqua qualche ora prima, strizzata dell'acqua che ancora contiene, e viene semplicemente, candidamente, facilmente pressata all'interno del negativo, vedete così? Sì. Senza che la colla esca dalla carta medesima. Certo. Dunque è un lavoro, come vedete, estremamente, possiamo dire, passivo, che è un lavoro più di pazienza che di abilità tecnica, però poi l'artigiano sarà veloce e sarà più bravo degli altri, perché saprà fare in modo che le giunture non si vedino, che le carte si sposino bene una sull'altra, no? Una volta che tutta quanta la forma è stata riempita di questo primo strato, vedete, questo è il primo strato, viene subito data un'altra mano di colla che, come vedete, rincorre sempre la carta da dietro, che è questa qui, e viene pressata o un altro strato di questa carta azzurra che è più morbida, oppure una carta bianca che è una carta assorbente, in questo caso di cellulosa pura, che è più cara ma più resistente, che una volta che si è imbevuta di colla dà la struttura, diciamo, lo scheletro della maschera. Dunque si possono usare anche carte più semplici, anche le carte di giornale, soltanto che noi, per doverne fare tante e in fretta, usiamo queste carte appropriate che in tre strati ci permettono di rendere la maschera già finita. Certo. Una volta che questa, e qui si fa un playback, se si dice così non lo so neanche, una volta che è stata messa, vedete, qui dentro, facciamo finta, facciamo finta, cavemo esatto. Via tutto, ti non sta a filmare da, ecco, dopo. Adesso questo è l'ultimo strato di carta bianca che vi dicevo, si fa asciugare all'aria, anche d'inverno abbiamo una stufa, questa è una stufa apposita, d'aria calda, ed viene fuori l'Arlecchino. Eh no, adesso bisogna cominciare il resto del lavoro. Adesso c'è il taglio. Si taglia e poi si rifinisce, perché, come appunto dicevo, è un prodotto sì poverissimo, ma però per diventare bello e prezioso ha bisogno di molto lavoro intorno. Molta cura, certo. Dunque c'è il taglio, c'è la rifinitura con una carta velina su tutti i bordi, e poi c'è una gessatura con un gesso di Bologna. Guardate che non ci sono trucchi, perché vi dico proprio tutto. Perché se c'è una cosa che non ho mai sopportato in bottega è che tutti dicono che c'è il trucco del maestro, un cavolo, lavora, lavora e non ci sono trucchi. Ho scritto anche dei manuali della mia attività dove proprio spiego anche le colle, come farle, come non farle. E poi vengono aperti i fori, e questo qui, vedete, è un lavoro già più duro perché la carta è solida di su, è come un cartone, no? E poi viene appunto rifinita, e lì bisognerebbe seguire adesso tutto quanto il passaggio. Vi dicevo, c'è un gesso che è una stucatura, che è un gesso che si chiama gesso di Bologna, poi viene grattata con la carta vetrata, e poi lì si può andare sopra con i colori che si vogliono. E poi c'è la parte della decorazione, e poi per ottenere quegli effetti anticati c'è anche la parte appunto della pattinatura a cera, con la cera d'api. Certo. Ecco, questo qui mi si attaccherà in faccia, però è un piccolo Arlecchino che è piccolino per il mio testone ormai, ma che rifinito, finito, potremmo farvelo vedere finito, perché forse ce l'ho. Certo. C'è questo qui, eccolo lì, bravo, guarda. Adriano, ecco, non si sa le maschere una per una. Facciamo il colpo di scema, eccolo qua, da così, vedrai che è proprio lo stesso, a così, perché il retro, neanche gli attori, a così, che è quello finito. Di più, guarda che bello. Eccolo qua, vedi che è sempre lui, perché se non vi fidate, lo rimettiamo nel suo calco. No, ci fidiamo. Eccolo qua, lo vedete. Magari venisse fuori così, Franco, che te tiri già finire. Questo è quello che apre la scena dell'orgia,
non so se ti ricordi che c'è quella donna svestitissima, e c'è questo Cristoforo Colombo, ha usato proprio questa, che tra l'altro, visto che te amiamo molto Kubrick, anche qui presenti, cioè l'idea che lui avesse scelto Cristoforo Colombo, che è quello che ha scoperto l'America, per far scoprire, vi ricordate la scena, al ragazzo, che mi sfugge il nome adesso, all'attore lì famosissimo, Tom Cruise, grazie, lo dico ragazzi perché è un po' piccoletto, a Tom Cruise, di fargli scoprire questo mondo misterioso pieno di angosce, di ansia, perché guardate, è una scena più bella del film probabilmente, è stata delle più famose, l'idea che avesse usato Cristoforo Colombo l'ho trovata stupenda, e che avesse usato la mia maschera, perché me ne ordinavano due di ogni maschera, perché loro erano molto ricchi, cioè quando lavorava a Cuba lavorava, ci metteva anni per fare dei film, non come adesso Woody Allen che ci mette 6 mesi e anche meno, non per parlarci male, ma per dire, però produceva ogni 2 anni un film. Loro sono venuti a Venezia, di ogni modello ce ne hanno chiesti due. O avevo un'idea di lavorare agli specchi, oppure, secondo noi, era semplicemente che se una andava sciupata, rotta, rovinata, ne avevano già un'altra. E all'epoca ci comprarono milioni di merce. Guarda, non esagero. Al punto che noi credevamo di essere gli unici che avevano le maschere in quel film. Perché ce ne avevano comprate, se non esagero, 150, ma maschere costavano 600.000 lire l'una all'epoca. Poi invece si vede che lui ha cambiato idea perché era molto geniale, capriccioso. Mi hanno spiegato la scenografa, perché lui non è mai venuto in bottega, neanche a Venezia. A Venezia le botteghe dicono un sacco di bugie, scrivono fuori. Non è vero, lui non è andato a comprare, mandava gli scenografi, ovviamente. E la scenografa mi ha spiegato che lui all'inizio aveva l'idea di fare che tutte le maschere della scena dell'orgia fossero dello stesso artigiano, per dare una certa idea di quell'ambiente. Poi, facendo in modo che Tom Cruise scendesse di casa e andasse in quella bottega lunga e stretta con un barbuto, che nel retro della bottega stava anche facendo l'amore con una ragazza, siccome avevano filmato nella mia bottega io che facevo tutte le cose, nel retro bottega avevamo dei costumi erotici, io non dico altro, mi fermo lì, però voglio dire, lui poi ha pensato, non grazie a me, no, però ha pensato che era più spaesante se usava tante maschere di tante botteghe diverse, ma l'acquisto l'avevano già fatto, quando abbiamo visto il film abbiamo visto che di notte ce n'erano 20, ma queste sono proprio protagoniste, questa qui, questa urlante, qui ha tutto lo schermo per conto suo. Non so se voi sapete, nel linguaggio del cinema, un attore, anche una comparsa, che per mezzo minuto ha tutto lo schermo è già passato in carriera. Sì. Ecco, tanto per dire.